comunicazione sociale è un grande esperimento di volontariato, perché la rivista è fatta da un sacco di persone in giro per l'Italia, tra l'università, il territorio, i vari centri di dove si pensa e si lavora, il sociale, i servizi, la politica, e tutti questi danno una mano all'animazione sociale. E noi siamo così in un luogo dove le idee circolano. Anno 71, e da allora la rivista, fondata da un salesiano formidabile, Donaldo Guglielmo Elena, quando Donaldo si è trovato ormai avanti negli anni in difficoltà a proseguire la rivista, si sono incontrati con Luigi Ciotti e hanno capito che il gruppo Abele era un ideale, un erede ideale. Importante la coscienza dei limiti, proprio come voglia di profondità, di ricerca. E Aldo Elena io l'ho conosciuto con questa coscienza. Ho scritto prima due passaggi quando lui diceva: i limiti sono una sfida che mi affascina. E poi una seconda volta: per creare bisogna riscoprire il senso del limite. Mi dispiace che nella mia disordine generale non ho il numero zero, non l'ho trovato tra tutti i miei scartafatti, però ho trovato il numero uno. E il numero zero abbiamo cercato, buttato tutta l'aria, la sacrestia, l'altare, perché noi siamo un po' disordinati. C'è il numero zero. Ecco, vedi, io l'ho perso. Ho qualche drogato, me l'ha portato via. Quando cominciava a parlare era mettersi in discussione. Anch'io mi sono segnato l'editoriale del numero del primo, del numero uno, quando lui parla che l'immaginazione per diventare potere deve andare tutti i giorni per le strade. Mi chiamo Elio Carni, sono una persona che di mestiere fa i disegnini, e facendo i disegnini ho, in un particolare momento della mia vita, ho incontrato Lele Luzzatti. Lele per me era un maestro, era un mito, era qualcosa di estremamente lontano, difficile da raggiungere. Interessante anche questo abbinamento, cioè spiritualità, spiritosità. C'è nel mondo di Lele Luzzatti una grandissima forza di spiritualità. Luzzatti lo vedo così. Immaginare un capolavoro a partire da una tela bianca. Immaginazione sociale vuol dire creare cose concrete, parole che diventano veramente azione. E dice il nostro Elena: la nostra contestazione vuole svilupparsi in positivo, produrre impegno anziché parole, realismo corretto da un pizzico di utopia, riscattare l'immaginazione sociale. Allora è importante ancora una volta dirci che sociale, sociale vuol dire storia, volti, vuol dire la prossimità con le persone, non è qualcosa di astratto, come ben detto sociale, sono le persone. Il punto centrale è i rapporti umani, le relazioni umane, quindi la partecipazione del basso a servizio veramente degli altri, le colonne della pace. Primo, via la menzogna, dire chiaro, mass media, c'è, quindi vedi con... Secondo, tutti insieme ricercare le cause dell'ingiustizia. E allora che scatta la solidarietà, che io come cristiano chiamo amore. Quarto, finalmente si arriva al porto, che è la libertà per tutti. Ciao. La vita ci chiede un impegno, quello di usare la nostra libertà per liberare chi libero non è. Questo è l'impegno che ci chiede la vita.